Carissimi amici della Pognotomia, buona domenica. Dopo il video di ieri in cui insomma, vi ho riproposto una mia riflessione su come gestire la Zoe Vintage, oggi ovviamente protagonista è un vintage e qualcuno l'avrà già visto sul sito, sulla pagina Facebook, che è il Gillette Executive, Fatboy Executive. Guardate in che condizioni l'ho trovato, è la scatola integra. E scatola integra, la apriamo e vediamo il rasoio splendente, assolutamente, come nuovo, come uscito dalla fabbrica. Questo è il top, questo è un rasoio, di grandissima elite. Questo è un modello che veniva acquistato da persone molto abbienti. In questo caso, questo esemplare non sembra neanche essere stato utilizzato. Adesso io non so se si capisce con l'autofocus di questo. Non ha segni, non ha intaccamenti, della cromatura dorata, della doratura, e un rasoio tenuto benissimo. Infatti io lo userò oggi per farvelo vedere, mostrarlo, per condividere con voi questa esperienza, ma basta, cioè, poi finirà musealizzato, diciamo, insomma. Questo è un rasoio che, immaginatevi, io ho fatto qualche ricerca, costava cosa 60, 50 dollari nel 60, che equivalgono a più di 400 euro di adesso. Quindi un rasoio di stra-elite. Pensate che un Fat Boy costava pochi dollari, mi pare 1,90 dollari, 2 dollari, insomma. Questo è un rasoio proprio per ricchi, no? Per gente che vuole qualcosa di esclusivo, per persone che non si accontentano, insomma, che vogliono distinguersi. Quindi è quasi un peccato utilizzarlo, ma una volta si può fare, insomma. Come lo utilizzeremo? Facciamo una rasatura, insomma, ricca, no? Allora lo utilizzeremo con, tanto con le sue lamette non originali, perché quelle ovviamente non le uso, ma immaginatevi che ci sono ancora le lamette qua, quelle originali. Ma non solo, c'è anche il libretto, diciamo il libretto, il foglietto di istruzioni su come utilizzare queste lamette. Tutto autentico ed è una cosa impressionante. Cioè, non si trovano così in giro se non a prezzi mostruosi. Quindi sono molto contento. Devo dire che lo sforzo economico, che è stato comunque limitato, non ne è valsa la pena, insomma. Ma vediamo all'opera. Innanzitutto lo armiamo con delle Gillette Platinum. Gillette, d'altronde. Gillette Platinum, questa è una barba di un giorno, quindi non è niente di particolare. Apriamo la farfalla, meccanismo perfetto, perfetto, non c'è un segno del tempo. Infatti questa si usa una tantum, come si dice, no? Inseriamo la lametta e serriamo la nostra farfalla. Ecco, prima lo regoliamo, io direi a 5, proprio perché la barba è corta, quindi non ha senso fare di più. Sapone, eleganza, nobiltà, la mano coronata. Vergul de Hand, eccolo qua. Sapone duro. Sapone duro, se non erro, olandese. Ottimo sapone duro che noi mettiamo già a diciamo un po' macerare in acqua un po' calda, lo faccio scorrere. Vedete il sapone duro, no? Come si... Io ho questo problema dell'acqua calda, chiamerò un cambierò il boiler, un boiler caldaietta. Creiamo, vedete, questa acqua che va un po' a mangiarsi il sapone, che va un po' a mangiarsi il sapone. Ecco. Spero che si veda che c'è. Forse si vede poco, pazienza. Pennello, cosa ho messo a bagno nella ciotola del mitico Rocco Contini? Ho messo a bagno un gold,
l'Omega 48 Gold, tutto l'attore d'oro vogliamo fare, no? Lusso. Questo è l'Omega 48, maiale, classico. Io, siccome erano almeno un anno che non lo utilizzavo, in questa settimana l'ho rodato, gli ho fatto fare molti bagni, gli ho fatto fare qualche passaggio a vuoto, l'ho un po' utilizzato con una crema, insomma, sulla mano, e ho fatto la barba con questo, in modo da poterlo avere bello rodato, bello, vedete, pimpante, frizzante. Allora, con l'Omega 48, che adesso andiamo a rinfrescare ancora con l'acqua calda, rinfrescare con l'acqua calda fa ridere, ma è così. Ecco, andiamo a scavare il sapone d'uovo, che è stato un po' ammorbidito nell'acqua. Vedete, guardate come subito setole di maiale sono adatte per erodere il sapone duro che è stato ammorbidito dall'acqua calda, o perlomeno. E qui abbiamo un quantitativo, insomma, discreto. Ciotola. Guardate come viene su. L'Omega 48 è un pennello che costa poco, ma che monta alla grande, ragazzi. Cioè, qui si parla tanto di pennelli, di grandi tassi, di grandi qualità, ma Omega con pochi euro offre dei prodotti che fanno questo effetto qua, voglio dire. E non ho ancora aggiunto acqua. Che dite? Io direi che ci siamo, eh? Guarda che roba. Allora, mi bagno il viso. E attacchiamo. Sapore molto protettivo. La luce è un po' forte, se la spengo però si vede malissimo, vero? Che dite? O forse si vede meglio. Brucio un po' i bianchi. Proviamo magari a inclinare lo strumento. No, non c'è bianco in questa luce. Non sono purtroppo un tecnico. Vabbè. Direi che ci siamo. Partiamo. Gillette Executive. Regolata 5. Come sempre, come tutti i fatboy a 5 dedicato.
Ma non per questo. Meno efficace. Il pelo se ne sta andando. Direi che possiamo essere contenti di questo pelo. Anche la mente è buona, eh. Il platino è cara, non lo so. Ci sciacquiamo il viso, se l'acqua venisse mai calda. Vabbè. E andiamo col secondo giro. Se non un ciuffo molto lungo, io metto 3 dita dentro, no? Come fanno i barbieri. Ma semplicemente per praticità. Ok. Mettiamo le mani. Pelo obliquo. Teniamola a 5, tanto guarda. Corre bene. Qua tiro un po' io perché è il mio contropelo in realtà questo. Eccoci qua. E è andato anche il pelo obliquo. Sciacquiamo il viso e poi già adesso non ci viene niente, quindi comunque ci mette. Ma come rende questa crema? Questo sapone duro? Guardate quando ce n'è ancora. Nonostante che io abbia fatto 3 passate. La mano coronata. Contropelo. Mi spiace che questa
voltala dove la telecamera brucia un po' il bianco, ma provvederemo a rimediare prossimi video. Tranne qui tutto casereccio. Ecco qua. Ecco qua. Tutto fatto. Capiamo. Cerchiamo il viso. La rasatura è completa. Il risultato sono molto soddisfatto, ma non avevo dubbi, il Fatboy, questa in versione chiaramente executive, ma ne avevo chiaramente già avuto modo di provarne le qualità, le versioni normali. Tamponiamo bene. Dopo barba, ma visto che stiamo parlando di cose reali, di cose non nobili, appunto, perché non musgo reale, anche qua corone, si sprecano, la donna è l'oro, il re, portoghese, colonia portoghese, la fascia. Ecco qua, qui abbondo perché mi piace molto musgo reale, sia questa versione che la versione classic, sia quella al muschio. Io uso. Allora, che dire? Sicuramente stiamo parlando di un oggetto dei miei desideri, quindi io sono di parte, cioè, lo inseguivo da molto, specialmente così completo, così. Tanto mettiamola la metta nel suo cimitero, così completo, così insomma, così perfetto. Io sinceramente non, neanche nelle mie più rose aspettative, no? E invece l'ho trovato anche a un prezzo stracompetitivo rispetto a quello che viene venduto. Cioè, noi parliamoci chiaro, oggi sul mercato con le aste online su modelli esemplari così completi, con scatola, con tutto, e così perfetti, andiamo anche su 300 euro, quindi io l'ho pagato praticamente la metà, e quindi questo è ottimo, insomma. Cioè, chiaramente il rammarico, ma tra virgolette si scherza, è che lo userò questa volta e basta, perché non ho nessuna intenzione di metterlo a rischio o di rovinarlo. Questo è un oggetto da collezione, e anche se io credo che i vintage vadano utilizzati, quando si è davanti a un oggetto del genere sicuramente bisogna fermarsi un attimo, cioè non, anche perché non si trova, un altro non se ne trova probabilmente, o se si trova bisogna spendere altrettanti soldi, anzi molti di più. Quindi questo rasoio oggi ha fatto la sua prova del fuoco, tra virgolette, con me, e d'ora in poi sarà nella mia collezione, appunto. Non verrà giustamente riposto nella sua confezione, è chiuso nella sua teca, e andrà a far parte, diciamo, della mia collezione di rasoi. Eccolo qua, executive. Cosa dire dei rasoi vintage? Quello che ho detto ieri nel video, che in realtà non è stato fatto ieri. Sono rasoi secondo me molto efficaci, se ne trovano di ottimi e fanno effettivamente concorrenza agli attuali. Se qualcuno riprova capirà perché, capirà che erano fatti molto bene,
E quindi se, cioè, hanno anche poi il fascino del fatto di utilizzare uno strumento di 57, 60 anni, 70 anni fa, anche io non ne ho uno che è addirittura degli anni 10, quindi voglio dire, pensare di esplorare uno strumento di 100 anni fa è affascinante, porta dentro una sua energia, non so come spiegarlo, una cosa personale. Però a chi piace, insomma, ai collezionisti, non collezionisti, il vintage è sicuramente una cosa da prendere in considerazione. Vi ringrazio, vi auguro buona domenica e buona barba a tutti.